Gesù dice a Pilato: «Il mio regno non è di questo mondo». Quindi esiste un altro mondo e lui è il re. Essendo uomo e Dio, Gesù avrebbe potuto stravolgere tutto e determinare subito l'avvento del suo regno. Dio avrebbe potuto e potrebbe in ogni istante distruggere tutti gli uomini che non l'hanno riconosciuto nel suo figlio. Ma non l'ha fatto. Il suo intervento è stato assai diverso da quello che nella nostra ristretta logica umana ognuno di noi avrebbe messo in atto. Ha lasciato che gli eventi procedessero, permettendo piuttosto la sua condanna a morte da parte del pubblico potere rappresentato da Pilato. Ha preferito non violentare la storia umana con un suo intervento straordinario, affinché il Padre venga così glorificato e salvaguardata la libertà di scelta di ogni uomo. A Dio piace il mondo così com'è, in fase evolutiva, proprio perché ogni uomo agendo in esso abbia la possibilità di contraccambiare il suo amore per l'avvento del vero regno, che non ha niente a che fare con il potere umano manipolato spesso dal principe di questo mondo. Lo aveva detto: «Voi siete nel mondo, ma non del mondo». Siamo davanti al più grande mistero della nostra storia. Dio non costringe nessuno a credere. Infatti ha dato luce sufficiente per chi vuol credere, ma rimane buio sufficiente per chi non vuol vedere.